Arrivo subito. E si avvia al bancone. Anche io con lui faccio idea. Mentre la mezz'orca di prima, abbastanza stupita da tutta questa serie di eventi. Lei non ha fatto niente. Lei era messa male, era malconcia. Questa è la scusa che usa. Non so come ringraziarvi. Potevate anche non evitarmi, sarei arrivata da solo. Eravamo qua. Tanto valeva fare qualcosa. Mi dava il dolcesino mentre bevevo. Il bacchio. Beh, in ogni caso grazie a quegli stupidi banditi. Non è la prima volta che provano a darmi delle grane. Ma per curiosità proprio, perché ce l'avevano con te? Principalmente perché sono dei testi di cazzo, direi che è la migliore risposta che posso darti. Diciamo, sono soliti provocare casini, soprattutto questa stupida storia delle bande rivali. Io provo a tenere la calma, loro provano a fare casini. E meno male succede quello che avete visto, senza il troll. E mi scrive. Bene, approfitto per lanciare prestidigitazione e pulirmi le vesti che cavolo mi aveva insudiciato. Comunque, ok. Vedete che magicamente il draconide è dito. Tutto, vestiti, pelle, mare, volto, completamente ripulito da qualsiasi traccia di sangue. La mezz'orca vi guarda, comunque io sono Viagra, piacere, combattete bene. E guarda anche te, anche tu, piccolo, piccolo creatura. Squittisco. Ok. Un singolo uomo si avvicina applaudendo. Le altre persone cominciano a comunque anche loro fare i miei complimenti, parlare fra di loro, dire ah questo ce l'avrei fatta in meno tempo, ah io l'avrei buttato giù nel pozzo e sarei sceso e avrei anche sterminato la sua stirpe. Quest'unico uomo applaude e si avvicina con un sorriso a 32 denti a voi. Diciamo ha un portamento abbastanza pomposo, vedete che comunque è uno che si crede abbastanza. Vi osserva cercando di richiamare anche la tua attenzione, visto che sei andato al banco, e vi chiede: voi siete avventurieri, dico bene? Avrei bisogno del vostro aiuto. Troviamo un tavolo per parlare, che ne dite? È necessario? Sì, per quanto mi riguarda è abbastanza necessario, ho bisogno di aiuto. Posso capire che abbia bisogno d'aiuto, ma dalla nostra parte cosa ci sarebbe? No, tranquillo. Riproduco il rumore di un sacchetto di monete che viene sbattuto. Sentite, cioè qualsiasi, lo dico una sola volta, qualsiasi rumore lui fa è una perfetta copia di quel rumore. Non è tipo una voce che fa il rumore, tipo ding ding ding. No, come sentite, vi girate perché pensate che ci sia un sacchetto d'oro in giro. Sarà molto divertente. Lo so. Dovevo prendere in mano. Dico domanda, è una cosa importante? Cioè, importante nel senso che si verrà a sapere di questa cosa o... Intendi se sarete riconosciuti come eroi? Beh, certamente sono... Ah, che sbadato, comunque mi presento. Sono Voltan Gettarn, altrimenti riconosciuto come Volo. Volo? Volo. Volo. Hai sentito parlare... Magari mi avete riconosciuto come la mia guida sui mostri dovrebbe essere uscita di recente. L'avete letto per caso? Ci ho dato una lettura veloce, sì. Bene, bene. Ma prego, prego. Sì, anche c'è... io sono su quella guida, sì. Ah, sì, ti riconosco, ci sei anche tu. Cioè, e tipo, ne fa una copia e sfoglia la pagina. C'è una immagine della tua razza, una bella vista, per fare una mostra. Vedi, ci sei anche tu qui sopra. Immagino ci sia anch'io. I draconidi non sono considerati. No, i draconidi sono una razza. Cioè, i draconidi sono una razza intelligente. I Kenku sono... intelligente? No, sono comunque una razza riconosciuta. Oddio, tra 10 di intelligenza. Però comunque sono anche un po' più selvaggio, comunque riconoscibili come, diciamo, creature da studiare, più che persone civilizzate di cui si conosce molto. I draconi sono
riconosciuti come razza, nel senso. Comunque io allora prendo. Ce ne sono anche altri nella taverna, a parte voi. Quasi un boccale di birra e una bottiglia di alcol un po' più forte, ma vicino verso di loro. Ok, vi fa sedere tutti a un tavolo abbastanza grande per ospitarvi, se per caso volete sedervi. O... Sì. Nel frattempo ordino anch'io qualche alcolico. Sì. La, diciamo, vi viene servito quello che richiedete e vedete che il proprietario vi allunga una, un giro di birra. Questo ve lo offre a casa, non vi aiutano. Grazie. La passo a lui la mia proprio. Ok. La figura che vi ha contattato si accarezza i baffi, si aggiusta il cappello spiovente e si stringe la sciarpa al collo. Mi ripresento. Volcom Gettel, cronista, mago e celebrità, al vostro servizio. Immagino abbiate notato che in queste ultime decadi la città si è fatta parecchio violenta. Non vedevo tanti spargimenti di sangue dalla mia ultima visita a Baldur's Gate. Ma ora temo di aver involontariamente coinvolto un amico in questi odiosi fatti di violenza. Il mio amico si chiama Flon Blagmar. Ha più bellezza che cervello. Oppure un paio di notti fa abbia sbagliato strada mentre tornava a casa e si è stato rapito. O peggio. Se accettate di tracciarlo per me, al più presto, vi posso offrire 10 dragoni a testa, ora, e 10 volte tanto, quando troverete Flon. Posso contare su di voi nell'ora del bisogno? I dragoni sono un oro. Ok. Perché no? Puoi contare su Enskar, della città dei panettieri. Stringe la mano. E tipo, con l'altra mano, tipo un pezzetto di pane. Ti guarda incuriosito, ma... Lo, con un sorriso proprio smaliante. Lo prende e se lo mette in borsa. Ho tutti i suoi libri. Davvero? Beh, sono contento di, diciamo, essere conosciuto in ogni dove. Di solito sono più gli avventurieri che prendono i miei libri, ma sono contento di vedere che anche i panettieri, e non intendo offenderti, Io assolutamente sono un grande panettiere del pane, anzi. Sono un panettiere molto avventuriero. Bene, bene, mi servirà. Il mio dragonite maschio. Sì. Vabbè, immaginavo. Ma quali sono i vostri nomi? Come vi posso chiamare? Piacere, Logan. Sì? Scusami, ma non so perché mi viene in mente Wolverine. Cioè so perché mi viene in mente Wolverine. Ma chissà come mai. Io direi per nome. Dimmi tu. Tu invece, piccoletto? Anzi, voi, piccoletti. Nella botte piccola c'è un vino buono, commettete parecchio bene. Soprattutto tu. Hai sfondato due banditi e un... Ma non è una cosa sul fatto che sono pieno di vini in questo momento. Vabbè, comunque sia. Anche. Io sono Frod. Frod? Sì. Frod. Dove? Sì, la battuta su quella, va bene. Bravi tutti. Ti guarda, e tu piccoletto? Squì. Squittisco. Ah giusto, voi non potete parlare. Beh, ti chiamerò squittio, visto che sembra il suono che ti piace di più. Oh wow, che coincidenza, è esattamente quello. Beh, io guardo un attimo il suo personaggio e gli dico, ma quindi tu replichi i suoni che senti? Replico i suoni che sento. Perché quelli che senti? Tanto rotto. Lo pianto ancora più forte. Uguale. Questo. Affascina. Intanto porge a ognuno di voi un sacchetto contenente, lo potete chiaramente vedere da qui, eccetera, 10 monete d'oro a testa. Onesto. Grazie. E ovviamente il resto ve lo darò a tempo debito. Sono un di parola, non dovete preoccupare per i soldi, vi arriveranno sicuramente. Dunque, come vi stavo dicendo, il mio amico Flon potrebbe essersi cacciato nei guai. L'ho invitato a bere l'altra sera, sarà successo un paio di giorni fa. Ero molto contento perché sto scrivendo questo nuovo libro chiamato La guida di volo agli spiriti e agli spettri. E ho avuto una vera e propria crisi creativa due sere fa. Ho voluto subito parlare a riguardo con un mio amico e l'ho invitato a bere alla taverna del Dragon Pizzato. Abbiamo bevuto, diciamo, fino a quanto quella Flint lì che vedete seduto. Abbiamo anche giocato d'azzardo e ho vinto qualche oro e faccio qualcun altro. Comunque
Non l'ho più visto da allora, mi sono allontanato per scrivere, perché comunque non ho tempo da perdere io. Però non ho più saputo nulla a suo riguardo. Sono andato a casa sua e non sembrava esserci. Per cui l'ultima volta che l'ho visto era quella taverna. Dove sarebbe la casa di questo Flon? Ho detto casa, volevo dire, diciamo, alloggio. Più che altro sta in varie locali, non è di queste parti esattamente. E l'ultima dove? L'ultimo posto che l'ho visto era la taverna. Quindi andiamo con la taverna. Si fa il giro delle taverne. Esatto. Yeah. La taverna che lui accenna è quella del drago pizzato, non è che non te lo ok, no, perché sembra di lui cerca tutte le taverne del circo. No, no, siamo già in una. Siamo lì, tiro fuori la mappa che ho di, della città. Vabbè. E gliela faccio vedere. Bello, l'ho piegato. Porca puttana. Bella. Amici a casa, la vedete la mappa? Vabbè. Se la metti in alto, magari no. Se ci sta. Serve più spazio, mio signore. Vabbè, tanto ci serve relativamente, diciamo. Allora, e quindi mi aiuterete in questa impresa? Puoi contare su di me. Grazie. E si mangia il pane. Dal nervoso. Andiamo. Un'ultima cosa, questo Flon che aspetto dovrebbe avere? Retcon di prima effettivamente abita Waterdeep, scusate, Retcon. Mi sono sbagliato. Retcon. Ah! No. Retcon dicevo. Te lo descrivo prima, che lo sapessimo. Te lo descrivo come un ragazzo di... Devi cercare la tua plane. Poco più di 30 anni. L'ho sentito, sai? Poco più di 30 anni, un uomo di quell'aspetto non troppo sveglio, abbastanza alto, biondo, occhi azzurri, ben piazzato, nel senso di muscoloso ma non gonfio, cioè diciamo si tiene allenato, non fa nessun tipo di lavoro particolarmente, capelli biondo rossastri, sì. Era vestito in modo elegante l'ultima volta che l'ho visto e bene o male, sì, un giovincello di quell'aspetto. Non è che si è infilato con qualche donna. Mi auguro per lui, però non saprei perché è assente da due giorni. Va bene. Non penso sia così bravo. Boh, faremo il possibile per ritrovare questo suo amico. Vi ringrazio. Bene, come va? Beh, andiamo. Poi questo strano di prima che è gergo latresco, ma questo qua non può parlare, quindi esatto. Esatto, tu non hai gergo latresco, non puoi. No, conosco i simboli. Ah, i simboli, ok, sì. Comunque, e comunque scusa, avendomelo parlato, lo so replicare. Vero. Quindi sono io parlare... sono le frasi che ti hanno detto. Esatto. In pratica parli come Bumblebee. Esatto. Sì. Sì, no, lui è Bumble, esatto, Bumble. Comunque, riproduco il suono di un cavallo che galoppa. Il titolo del libro mi piaceva. Spero che mi auguro che stasera io prenda piede e ci parte del memes, perché lui è una miniera di memes. Boh. Suono è una miniera. Scusate. Sì. Sì. Riproduco in conoscita riproducendo il suono di un cavallo che galoppa. Niente, adesso penso a ogni cosa che ho sentito in Italia. Vabbè, quindi andiamo, allora. Sì. Andiamo, aspetta, vado a recuperare le frecce perse per il locale. Prendiamocela per un caso. Devi recuperare quelle che hai sparato e per il resto... Che fatto che ci hai messo una delle frecce che ho sparato è costato di uno. E quella non riesci a recuperarla. Davvero? No. Non posso andare a chiederlo? No, se è rotta nelle stazioni. Cioè, gli incapaci americani. In compenso, non vedi neanche le armi per terra. Non sembra, non è proprio se l'hai truffato o comunque l'hanno riposte da qualche parte. Ladri.
Però nello visto scontro... Visto che l'ho sentito, posso dirlo? Cazzo! Con la voce della mezz'orca. Riesce a recuperare 4 monete d'oro perse nello scontro. Ah! Beh, sì, sì, siamo tutti molto entusiasti nell'andare subito in quest'altra taverna, ma direi prima di stare qui un attimo a riposarci un secondo, che abbiamo appena combattuto. Ci sta, Oste? Siamo bel tranquillo, giro di birra. Non dice niente di che, nel senso, per quanto sia urgente la sua richiesta, vede che siete messi tutti abbastanza maluccio con lo scontro, avete appena avuto un troll, non vi dice niente, diciamo. L'oste di... vi chiede se volete delle camere, quante ne volete. Sì, io vorrei una camera, per favore. Dipende, vogliamo rimanere qua fino a domani mattina e iniziare la ricerca domani, o vogliamo solo aspettare qualche ora, riposarci un attimo? Contanto che era, è successo metà pomeriggio, se tu aspetti 8 ore per riposarti diventano le tipo 11 di sera, mezzanotte, quindi dove le parti la mattina? Appunto, sì, se sì. Vogliamo aspettare, andare direttamente al mattino o aspettare, bere un attimo una birra, fare un riposo breve, appunto. Comunque e... però è una città molto attiva di notte, quindi forse potremmo scoprire più cose nelle ore notturne su questa sparizione. Beh, possiamo andare nel... verso la taverna, ma esplora, cioè, chi dalle giro fuori, praticamente. Io se una persona mi starnutisce addosso muoio, quindi è meglio che mi riposi subito. Anch'io. Facciamo qua, dai. Sì, ci riposiamo. D'accordo. Durnan di chiedere quante camere volete. Tu fai da gallo, ci svegli quando abbiamo avuto un bello quello di averlo sentito. Uno per te, uno per te, sì. Voi altri. Sì, grazie, ma... Ok. Mela. Formaggio. Ok. Borraccia blu. Formaggio. Che cazzo sta? Borraccia blu. Cos'è? Cazzo di gomma. Cannucca. Il cannucca e il PlayStation. Cosa? La sua citazione in Corea. PlayStation, hai detto? Sì. Ed è il secondo, terzo film. Ah, film. Terzo. Va bene, vi diciamo offre le camere, visto che comunque per quanto sia piena come taverna, vi regala le camere giusto per l'aiuto alla situazione dei banditi e del male. Dice comunque la mezz'orca ha pagato per voi. La notte passa. La notte passa tranquilla, venite, diciamo, come da richiesta, svegliati verso le 6 del mattino dal rumore di un callo. Che? Di fantasia. Esco con un coltello. Comunque. Vai a svegliare gli altri? Sì. Ok, bussa porta. Per brevità scendete, fate colazione. Però questa ve la fa pagare, segnatevi 2 monete d'argento a testa. Giusto perché è una colazione anche abbastanza abbondante. Io do una d'oro, ma non ci smetto di mandare il resto. Ok. Quanto? Anch'io. Una d'oro. Allora, voi non pagate niente, fanno loro, perché direi che è sufficiente. Seguiamo noi. Ok. Grazie. Anzi, la tua basta per tutti. Però prendo anche della birra per saldare il conto. Sì. Da un piccolissimo barotto di birra da poter legare sulla schiena, dove ho infilato in sacco. Oh, tipo San Bernardo, tutto sotto. Esatto. Bene, fate consumate la colazione, saranno le 6:30 del mattino, uscite in strada. Il brutto tempo sembra aver lasciato spazio a un cielo abbastanza limpido, con qualche nuvola sparsa e previsioni di precipitazioni... Come fate? Ci sono molte persone per strada? La città si sta, diciamo, svegliando, nonostante non vada mai effettivamente a dormire. Le persone aprono le locande, le varie finestre del mattino vengono aperte, parte la scena della bella bestia, bonjour,
La città si sveglia, si aprono i negozi e comincia ad affluire piano piano la gente fuori, ma comunque c'è ancora, cioè c'è poca gente in strada ancora. Beh, se nessuno ha qualcosa di particolare che vuole fare prima, direi che ci possiamo dirigere. Ci camminiamo. Ok. Che sarà chiusa. Proseguite, diciamo, lungo le vie di quello che è il quartiere del porto, di Waterdeep, che tu lo sai. Quindi tu, diciamo, guidi, voi due lo sapete, guidate gli altri due, diciamo, con fare sicuro verso destinazione. Quindi che arriveremo probabilmente alla metà del tempo previsto, perché secondo il mio background, quando non siamo in combattimento, ci muoviamo a tutta velocità attraverso Waterdeep. Ok. Quando svoltate un angolo, vi ritrovate in una via che è stata transennata dalla vigilanza cittadina. Sul selciato giacciono 6 cadaveri, apparentemente vittime di un'eventuale zuffa. Gli agenti della vigilanza hanno disarmato e arrestato 3 umani fradici di sangue e stanno interrogando vari testimoni.